Sì, siamo già nella partita da ieri, abbiamo avuto modo di analizzare l'ultima gara con loro, di prendere alcune cose come esempio di quello che sarà anche la gara di domani. È chiaro che domani è una gara diversa, abbiamo dei vantaggi e degli svantaggi come anche i nostri avversari, avendo giocato 2 giorni fa contro. Ecco, cerchiamo di prepararla al meglio, sappiamo l'importanza che ha. Sappiamo quello che potrebbe significare per noi, per il nostro futuro, per il nostro cammino. E quindi oggi abbiamo ancora il tempo di preparare le ultime cose con l'allenamento del pomeriggio. The first match in championship, which we played a few days ago, ended with a draw 1-1. Will you change anything for this match in the cup, and do you expect a similar game? Io penso che sarà una gara molto intensa. Una gara molto equilibrata, una gara dove ci saranno anche tanti, tanti duelli. Noi dovremo cercare di fare la nostra partita, cercando di fare nel meglio possibile quelle che sono le cose che stiamo facendo bene nell'ultimo periodo. Dovremo ridurre magari quelli che sono alcuni errori, dovremo cercare di essere perfetti in tante situazioni. Quindi mi aspetto che domani facciamo questo tipo di gara, questo tipo di partita. Squad will be stronger for Marco Fossati, who didn't play last match in the championship. I suppose all the other players who are with us here in Zagreb are also ready for tomorrow's match. Marco è un giocatore importante, ne abbiamo già parlato. Chi ha giocato al suo posto, sia Stanco sia Ianni, hanno fatto un'ottima gara e quindi sono molto contento di loro. Come dicevo, Marco ci dà delle soluzioni diverse. Tutti gli altri giocatori sono a disposizione, tutti gli altri giocatori stanno bene, hanno recuperato bene dall'ultima partita, quindi ci presentiamo in una buona condizione sia fisica ma direi anche mentale per giocare questa gara.